Si è capito che fa freddo. Avanti, scusate. Buonasera a tutti e a tutte. Ditemi voi dove. Passate il microfono. Può alzare la voce. Io urlo se volete. La voce. La ringrazio. Un pochino più avanti, me li mangio. Allora, come è andato questo secondo incontro? Molto bene, molto bene. Noi non vediamo l'ora di partire. Quando c'è l'impegno a difendere in Europa l'interesse nazionale italiano, quindi le imprese italiane, la sicurezza e la salute degli italiani, la moda, il turismo, l'agricoltura italiana, quando c'è l'impegno a non aumentare nessuna tassa, nessuna patrimoniale, nessun aumento dell'IMU, nessuna nuova tassa, ma anzi a lavorare per ridurre il carico fiscale a partire dall'IRPEF. Noi abbiamo portato la proposta di aumentare il regime forfettario, quindi la flat tax, fino a 100.000 euro per uno dei settori più colpiti, partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, e abbiamo portato la proposta di pace fiscale per la rottamazione dei 50 milioni di cartelle di Equitalia che rischiano di devastare la vita di milioni di famiglie. A momento eccezionale come l'anno di Covid, risposta eccezionale da parte dello Stato. Abbiamo condiviso la necessità di riaprire in sicurezza scuole e noi abbiamo aggiunto le università, perché ci sono migliaia di studenti universitari che pagano la retta e pagano l'affitto e non vedono un'aula, non vedono un professore dal vivo da troppo tempo. Per quello che riguarda il piano vaccinale abbiamo, ahimè, condiviso ritardi ed errori europei e italiani. Io ho riproposto il modello che sta funzionando di più in Italia in queste settimane, che è il modello lombardo. Guido Bertolaso conta di vaccinare entro giugno tutti i cittadini lombardi sopra i 18 anni. Ecco, mi piacerebbe che la stessa possibilità fosse estesa a tutti i cittadini italiani. Abbiamo ribadito nessun veto a nessuno, non abbiamo parlato di ministri, di ministeri, di formule politiche, di legge elettorale, di sottosegretari. Contiamo di rivederci, però mi sembra che ci sia tanta voglia di partire. L'immigrazione avete parlato? Assolutamente sì. Io per l'immigrazione sposerei altri modelli europei, visto che a qualcuno non piacevano i decreti Salvini. Io ho detto: adottiamo le politiche di immigrazione che funzionano in Spagna, funzionano in Francia, funzionano in Germania, funzionano in tutti gli altri paesi europei dove l'immigrazione è limitata, controllata, qualificata, vengono salvate vite e vengono contrastati i trafficanti di esseri umani. Quindi anche da questo punto di vista penso ci sia condivisione di progetto. E ha citato proprio prima il suo discorso in sala. Qual è la sua idea di Europa? Un'Europa che garantisce il benessere e il lavoro. Abbiamo parlato col professor Draghi del fatto che dire di no al ritorno all'austerità, ai tagli, alle chiusure degli ospedali, delle scuole, delle caserme, non significa essere sovranisti, europeisti, fascisti, comunisti. Noi vogliamo stare in Europa a testa alta, e quindi le etichette le lascio agli altri. La Lega è il movimento della concretezza. La Lega governa migliaia di comuni, 14 regioni, e abbiamo voglia di dare il nostro contributo a quello che è un governo che spero nasca presto. Buon lavoro a tutti. Grazie.